piano di restauro e ne abbiamo detto in base alle sovrastrutture che sono state applicate nel corso della storia del portone stesso. L'obiettivo nostro è innanzitutto quello di recuperare le forme, cioè quindi mettere in luce l'essenza lignea, quindi i vari movimenti, anche le deformazioni che ha subito il legno nel corso della sua storia. E quello di rendere poi anche funzionale, perché è funzionale e sicuro anche una porta d'ingresso di un immobile sacro come il Duomo. Quindi questi obiettivi sono, diciamo, si concretizzano attraverso delle fasi di lavorazione. Queste fasi di lavorazione sono tendenzialmente quelle dell'esecuzione di saggi di pulitura che ci hanno dato la possibilità sia di capire il supporto ligneo come era finito o rifinito, e quindi attraverso anche diciamo i test per capire qual è la metodologia migliore per poter raggiungere questo obiettivo. Questi saggi di pulitura poi hanno dato vita al vero e proprio momento della pulitura, un momento critico che attraverso tendenzialmente attraverso azione meccanica, quindi l'utilizzazione di attrezzi tipici sia del restauro ma anche dell'artigianato, quindi come bisturi ma anche scalpelli, spatole e quant'altro utile per rimuovere queste sovrastrutture che erano anche molto, molto tenaci. Parliamo di stucchi di carrozziere, anche malte inidonee per, diciamo, per un portone in legno. E quindi queste insieme anche con l'utilizzo di agenti chimici, quindi decapanti e solventi di vario genere per ammorbidire queste sovrastrutture applicate nel corso della storia. Quindi superata la pulitura si passerà, perché la pulitura è quasi, diciamo, terminata, ma si passerà alla fase della disinfestazione, perché il portone ha subito anche un vecchio intervento di tarlo. Sicuramente il tarlo oggi non è presente, però è conveniente sempre optare per una prevenzione anche per un futuro attacco di tarlo, insieme con il consolidamento del supporto ligneo utilizzando delle resine idonee, tipo Paralloid B72, che è largamente utilizzato nel restauro. Insieme a queste procedure di consolidamento si adotteranno anche poi tutte quelle accortezze per rendere sigillato il portone, perché stando all'esterno tutte quelle lesioni che si sono formate nel corso della storia verranno risarcite o con inserti lignei oppure con delle resine bicomponenti proprio per restauro, caratterizzate dalla elasticità e dalla reversibilità di queste resine, che devono essere facilmente removibili in futuro per i prossimi interventi, ma anche elastiche, perché il legno, come sappiamo, è un materiale diciamo, che tende a muoversi diciamo, sotto le influenze dell'azione termoigrometrica, del clima, quindi dell'alternarsi delle stagioni. Insieme poi quindi la sostituzione di parti lignee mancanti, un'equilibratura cromatica, perché come ha detto Adriana la parte sottostante è stata rifatta nell'Ottocento, quindi il legno è comunque diverso di colore, anche se mantiene la stessa essenza, ha una stagionalità diversa e quindi praticamente verrà equilibrato e protetto poi con delle vernici specifiche per l'esterno. I beni culturali e quindi anche i beni ecclesiastici sono dei beni di tutta la comunità, e questo mi convince ancora di più come vescovo quando dico che la piazza non è del vescovo ma è della comunità, ovviamente perché sia utilizzata per tutte le manifestazioni in sintonia con l'ambiente. Apro le parentesi con una battuta, perché ho sempre avuto questa idea, ma una volta che è stata travisata è molto più grave, per cui ho detto no, poi non capite se venite in un luogo il vostro manifestante. Quando si tratta, ecco, di cultura, quando
quando si tratta di arte, quando si tratta appunto di rendere questo spazio, che credo sia uno dei più belli proprio della città di Lecce, è a disposizione. Proprio per questo. E questo per promuovere ciò che è già di bello e soprattutto di solidale avviene nella città. Lo abbiamo sperimentato per i mercatini di Natale e quindi io credo che l'esperienza sia stata anche abbastanza positiva per quelli che sono venuti e non mancheranno occasioni. È chiaro che non può diventare la piazza del mercato, è chiaro, no? Però i momenti più significativi, i momenti che hanno una più